Buonasera a tutti e benvenuti a questo ultimo dibattito dello Sherwood Festival 2016, dibattito un po' a sorpresa. Beh, innanzitutto Francesco Pavin non ha bisogno di presentazioni, voce e volto storico del comitato No dal Molin, che si è opposto all'ampliamento della base NATO a Vicenza per molti anni, e chiaramente ringraziamo invece i nostri ospiti che ci hanno raggiunto da lontano: Eleonora De Maio, che è una compagna, un'attivista del laboratorio occupato in Surgenzia, nonché neo eletta con una valanga di preferenze, tra l'altro al Consiglio Comunale, guidato e diretto dal sindaco Luigi De Magistris. Grazie davvero di essere qua. Io prima di cominciare volevo però fare due ringraziamenti speciali. Uno, ne approfitto perché siamo a due giorni dalla fine di questa edizione del festival, della 25esima edizione del festival di Sherwood, e volevo davvero ringraziare tutti quei giovani e giovanissimi, quei 200-300 attivisti che si guarderanno questo dibattito domani su Global Project, perché oggi sono dietro i banconi in ingresso a sistemare i bagni, gli impianti, le luci, e sono tutti quei ragazzi che rendono possibile in modo assolutamente indipendente. Qui non c'è un euro di finanziamento da parte di nessuno e nessuna sponsorizzazione, tutto quello che vedete è assolutamente autocostruito con le nostre mani e le nostre forze, e credo che davvero vadano ringraziati loro. Il secondo abbraccio che vogliamo dare, e approfittiamo della presenza di De Magistris e di questo palco, e a quelli che invece questo dibattito se lo guarderanno da casa perché non possono essere qui, e pensiamo a tutti quei compagni, sono davvero decine, che sono colpiti in questi mesi da questa ondata davvero terribile di repressione che sta colpendo i movimenti. Noi tutti abbiamo salutato con un sospiro di sollievo anche la liberazione qualche giorno fa, no, di Luca Casarini, che è stato arrestato per aver occupato una casa a Marghera, casa che tra l'altro ci teniamo a ricordarlo a tutti i tribunali di sorveglianza, PM, giudici vari, che è ancora occupata, difesa e abitata da quell'osco figuro là, assieme a tutti i suoi compari dell'Agenzia Sociale per la Casa. Però davvero ci sono altre decine di compagni di cui Twitter non parla, a cui il manifesto non dedica pagine del suo giornale, e sono davvero decine, dalla Val di Susa alle Marche alla Sicilia. Alcuni sono sepolti in carcere con anni di condanna per quel reato assurdo e insopportabile di devastazione e saccheggio, no? Con cui vengono colpiti gli attivisti e non chi davvero saccheggia e devasta nelle nostre salute i territori, ma sono davvero uno stillicidio. In questi mesi abbiamo subito una quantità indescrivibile di fogli di via, di obblighi di firme, di arresti domiciliari, di obblighi di dimora, di divieti di dimora, chi più ne ha più ne metta. Ecco, noi qua a Padova in particolare ci sono due compagni che ci stanno guardando a casa dalla diretta streaming. Uno è Marco Zenzi, un attivista dell'associazione ADL Difesa dei Lavoratori, l'altro è Enrico Zuzzu, che è un attivista del Centro Sociale Pedro. Approfittiamo del palco di De Magistris per rivolgere un appello, perché li vogliamo di nuovo liberi, li vogliamo di nuovo qua con noi, liberi di continuare a lottare per una società, un mondo, delle città più giuste e solidali. Quindi il pensiero subito va a loro due. Bene, adesso credo che possiamo entrare nel merito della discussione. No, noi, grazie soprattutto ai compagni e alle compagne di Insurgenza, abbiamo da subito seguito con estrema attenzione le vicende del laboratorio, no, della sperimentazione dell'anomalia, come voi stessi vi siete definiti, napoletana. Ecco, ci tengo a sottolineare questa questione dell'anomalia, perché anomalia fa rima con singolarità. Cioè l'anomalia è una combustione, l'anomalia è un qualcosa che avviene, sprigiona qualcosa di potente, perché si combinano determinati elementi, no? in un dato territorio. E ci teniamo a sottolineare questo per non correre il rischio
di venire confusi con tutti quelli in questi mesi, in queste settimane, soprattutto ne abbiamo visto tanti, che approcciano ciò che sta succedendo a Napoli con invece l'idea, no, della modellistica, come se quello che succede a Napoli fosse in qualche modo un modellino che con l'adeguato libretto delle istruzioni io posso smontare e rimontare da qualche altra parte, a Venezia, Bologna, Torino, Milano, dove sia. Ecco, questo approccio qua a noi non interessa, lo lasciamo volentieri ad altri. Quello che invece il nodo in cui attorno a cui vorremmo davvero ragionare con voi e quello che davvero ci appassiona di tutta questa vicenda napoletana è un po' quello che in quel bellissimo documento che a firma Insurgencia, che è uscito a febbraio mi pare, no? Zapatismo partenopeo, avete definito come una nuova modalità di concepirci moltitudine, no? Quello che davvero è potente della questione napoletana è questa nuova modalità di relazione tra movimenti e istituzioni locali, che non è autistica, no? Che mantiene radicalmente un'autonomia dei movimenti. Non mi sembra che a Napoli, e voglio dire, gli scontri con la polizia renziana di maggio, mi sembra, non so, lo dimostri, non mi sembra che a Napoli qualcuno abbia appeso il casco al chiodo per diventare grande e diventare istituzione. Al contrario, attraverso un movimento, diciamo, bidirezionale, si sono costruite nuove istituzioni, cioè il tentativo e l'esperimento mi sembra che sia costruire tutta una serie di nuove istituzionalità, di luoghi di democrazia radicale che parlano la lingua anche della decisionalità popolare, no? E non solo la retorica un po' debole e stantia della partecipazione o della consultazione. Quindi con questo doppio movimento, una doppia direzione, scusate, in cui il movimento non rinuncia a un centimetro della propria autonomia, si trasforma in nuove istituzioni e allo stesso modo le istituzioni locali si mettono in qualche modo in discussione, in gioco dentro questa nuova relazione. Ecco, questo ci sembra, ed è una prima forma di domanda, se è questo che sta succedendo a Napoli. Ecco, questo ci sembra che sia estremamente interessante, anche perché questo rimetterebbe, no, e questo anche un'altra cosa, al centro del dibattito politico dell'attualità la questione municipale, del municipalismo. Il municipalismo ha in sé, come si può dire, è costitutivamente un set di pratiche, no? più di una teorizzazione astratta, set di pratiche che non si limitano mai, non si riducono mai alla delega, alla rappresentanza, ma invece, come nel caso del municipalismo storico italiano, è più simile a un movimento di liberazione. Un movimento di liberazione che lo è stato dai vincoli della società feudale e imperiale, e si è costituito in maniera non distinguibile anche dalle rivolte popolari che hanno animato quella che forse è stata la stagione più felice della storia italiana. Si è costituito come anche una rete, no? Un patto tra gli esclusi di quel modello sociale e una rete di contromunicipi, no? Di contropoteri. Quindi riconoscere questa relazione tra le rivolte popolari, tra l'insurgenza popolare, la rete di controistituzioni, che questo discorso napoletano ci sembra riportare, no? Alla luce un piano di discorso, no, municipale, municipalista, per noi assolutamente interessante, che poi è lo stesso, esattamente la stessa cosa che è avvenuta nei cantoni curdi siriani della Rojava, che sta avvenendo in tutti quei comuni del sud-est della Turchia amministrati dall'HDP, no? A cui ci siamo stati anche con Egidio, con Eleonora, con i compagni insurgenti, anche a rischiare la vita a sostenere quella straordinaria rivoluzione territoriale contro il fascismo islamico del Califfato Nero e contro quello specularmente identico del sultano in divisa nato Erdogan. Ma questo discorso
e mi avvio a chiudere, questo discorso sul municipalismo rimette anche in centro la questione, anche questo tema caro al municipalismo storico, dello scontro con il potere centrale, con i governi centrali. Napoli su questo credo che sia un caso assolutamente eclatante, no? Tutta la vicenda attorno a Bagnoli ne è un esempio lampante, ma non solo, credo che tutti noi abbiamo ancora negli occhi le immagini della discarica di Chiaiano militarizzata dall'esercito per difendere quel tipo di mostruosità lì dai comitati di cittadini in rivolta che li contestavano. Oppure io stesso, quando sono andato a trovare i compagni napoletani, le centinaia di soldati, no, schierati nei quartieri difficili, popolari, centrali o periferici, come se decenni di politiche d'abbandono da parte del governo potessero essere risolte con il fucile e i pennacchi dei bersaglieri. Beh, io vengo da Venezia, in maniera magari meno grottesca e meno plateale, però forme di politica coloniale le abbiamo vissute negli ultimi 30 anni, no? Quando il governo ci ha imposto un monopolio come quello del Consorzio Venezia Nuova, che ha dragato, distrutto le risorse sociali cittadine di un territorio per deviarle su una grande opera. Beh, dopo 30 anni la magistratura li ha arrestati tutti, però la cosa continua, cioè il consorzio esiste ancora e continua ad andare avanti il MOSE, e la stessa cosa sta avvenendo col passaggio delle navi da crociera, per esempio. Cioè c'è un problema di democrazia territoriale da rimettere al centro della lotta e della battaglia politica. Chi decide cosa deve passare in mezzo alle nostre case, attraverso la nostra città, davanti a casa mia? Chi decide che quei mostri possano passare non è la città di Venezia, non è la comunità di Venezia, ma fino a qualche mese fa era quel campione di Maurizio Lupi, adesso è quell'altro fenomeno di Graziano Del Rio, è comunque Roma che decide, no, cosa deve passare. Quindi c'è un problema appunto di democrazia territoriale da ristabilire, e questa questione, no, dello scontro che questa forma, questo esperimento di municipalismo napoletano porta col governo centrale, secondo noi è assolutamente non solo interessante ma centrale da indagare. Uno scontro che non credo possa fermarsi, no, dove alla figura del Premier, alla personalizzazione attorno alla figura del Premier, che poi è dove lui lo vuole, ma che deve, secondo me, per forza coinvolgere anche il resto di quel partito sedicente democratico che, al netto delle beghe e delle diatribe interne, sta avvallando in questo paese le peggiori porcherie. Dalla controriforma della scuola al massacro del referendum sull'acqua, ci sta punteggiando di inceneritori, di discariche, di trivellazioni, sta massacrando i diritti del lavoro con quella specie di Jobs Act che hanno fatto, appunto, di cui le sedi, no, anche di questo partito dovrebbero davvero essere occupate dai cittadini dalla Val di Susa alla Sicilia. Ecco, quindi se Napoli è davvero questo tipo di esperimento municipale, e se Napoli davvero riesce a proporsi, no, e riesce davvero a proporre queste forme di istituzioni nuove, di istituzioni del comune dal basso, in cui la sovranità è davvero restituita ai cittadini, al popolo, e se riesce appunto a farlo smarcandosi da il tentativo e la tentazione di riprodurre forme della rappresentanza, della delega, dei nuovi soggetti politici a sinistra, della sinistra, del PD, e riesce invece a dar voce a questa nuova relazione tra movimenti e istituzioni, ecco, crediamo che riuscirete davvero a dare a questo paese quel contributo di freschezza di cui sentiamo tutti un terribile bisogno.